Io da 5 anni non controllo più il mio corpo, non muovo un solo muscolo e non parlo. A che posto sto in classifica? È una vergogna. La doccia fredda arriva il 7 febbraio. Quest'anno a Roma quasi 800 disabili ad alta complessità, malati gravissimi come Stefania, non prenderanno il sussidio di 700 euro come gli altri anni. Soldi indispensabili per le esigenze di malati come lei. Ogni mese dalla famiglia escono almeno 3.000 euro. Noi il contributo ce l'avevamo, perché ce lo devono togliere? Calcolate che una famiglia che ha un malato di SLA non ha una lira da parte. Chi ce l'ha i soldi da parte? Abbiamo già speso tutto. Le domande sono aumentate, passando dalle 2.300 dello scorso anno alle attuali 2.900. I fondi regionali però non bastano per tutti. Per riequilibrare i conti è stato alzato a 50 il punteggio minimo. Stefania ne ha solo 41. Siamo stati rappresentati perfino a Sanremo e poi questo è il risultato. Abbiamo avuto 14 milioni di euro circa, ce ne servirebbero 24 milioni di euro per 2.900 persone con gravissima disabilità. Per ora è stata scongiurata la riduzione dell'assistenza domiciliare, la regione ha riconosciuto l'errore, ma i malati esclusi sono sul piede di guerra. Che fare? Secondo voi una persona più ha bisogno, più è grave, più ha necessità di assistenza, più deve avere contributo. Meno ne ha, meno deve avere, ma non zero.